Amici sportivi, Beppe Magrone vi dà il più caloroso benvenuto in diretta dallo stadio Gioacchino Lovero di Palese, dove vi stiamo per raccontare la telecronaca della gara tra Wonderful Calcio e il Wonderful e il Calcio Bisceglie, big match del campionato allievi regionali girone B, 25 i punti in classifica per l'Unione Calcio Bisceglie, 23 quelli della Wonderful che occupa la seconda posizione. Interessante anche la sfida della classifica cannoniere con Giuseppe Mastrorilli che con i suoi 9 gol è all'inseguimento di Di Palma e Pedone del Bisceglie, oltre a Conversano del Pontelama che di gol ne hanno 10. Vi comunichiamo subito le formazioni. La Wonderful di Nicola Catalano scende in campo con Paparella, Danisi, Puzzo, Sibilla, Pinto, Carrieri, Mariani, Favia, Tissi, Mastrorilli, Campanile. A disposizione Paparesta, Spagnolo, Caterino, Mariani, Amoruso, Filograno, Bellomo, Pasculli e Conese. Per mister Fanelli dell'Unione Calcio Bisceglie, Sassaroli, Capece, Preziosa, Inghingolo, Sgarra, Fornelli, Prasti, Tritto, Mastro Filippo, Di Palma, Atif Imad. A disposizione Camero, Favuzzi, Pedone, Loconte, La Monaca, Pozze Serre, Rosa, Barbagallo e Cipriani. Tutto è pronto, la coreografia bellissima da parte dei tifosi qui allo stadio Lovero. L'arbitro, il direttore di gara, il signor Pasquale Gianluisi della sezione di Barletta, è pronto per dare il fischio d'inizio. Forse aspetterà un po' che si placano i fumi dei fumogeni. Le altre partite vedono medaglia d'oro Audace Molfetta, prevista ieri ma è stata spostata in settimana. Atena Calcio, Donuva, Vigor Trani, Nicola Di Leo, Trinitapoli, Etra Barletta, Pontelama, Canosa. La classifica vede, come abbiamo detto, l'Unione Calcio Bisceglie a 25, la Wonderful a 23, Donuva Calcio 1971 con il Pontelama Trani 19, Audace Molfetta 18, Atena Calcio 16, medaglia d'oro Barletta 14, Nicola Di Trani 11, Trinitapoli 10, Vigor Trani Calcio 6, Etra Barletta 4, Canosa 0 punti. Tutto è pronto, i fumi sono calati. C'è una bellissima presenza di pubblico qui al Lovero, la dimostrazione del buon lavoro che sta facendo la Wonderful. Partiti subito con il Bisceglie nella consueta maglia bianca con risvolti azzurri. Puzzo, invece la Wonderful in maglia nera, risvolti gialli. Subito al rinvio, attenzione al numero 9 Tissi, fermato da Sgarra. Al portiere Sassaroli, via lungo verso destra a cercare Capece, viene però fermato Mastrorilli. Gioco di gambe da parte del numero 10, prova ad entrare in area, mette il piede alla difesa, ancora Mastrorilli, però non è ancora finita l'azione, prova il cross direttamente fra le braccia del portiere dell'Unione Calcio Bisceglie, Sassaroli. Prova a impostare l'azione Fornelli. A sinistra verso Prezioso. Prova a recuperare Metri, il terzino della squadra del Bisceglie. La palla però è finita in rimessa laterale. Ancora per il Bisceglie, battuta in questo momento Di Palma, capocannoniere della squadra e del campionato. Mette fuori Danisi, prova a fermare Tissi, la difesa però si rifugia in rimessa laterale. Danisi prova la sponda verso il suo compagno Carrieri, in questo momento indietro per Sibilla che sbaglia un attimo, attenzione al Bisceglie. Ne vogliono tre per fermare Atif Imad. Buonissimo il gioco di gamba di questo numero 11.
stato fermato in maniera fallosa, secondo il direttore di gara Pasquale Gianluisi della sezione di Barletta. Temperature gelide qui a Bari, questa è l'ultima giornata del 2018, poi ci sarà la pausa per riprendere il 6 gennaio 2019. Sulla sfera c'è Atif Imad, classe 2002. Aspetta il fischio dell'arbitro, tre uomini in barriera. Papparella al centro, il tiro basso. Un errore da parte del portiere. Un errore gravissimo da parte del portiere. E al terzo minuto in vantaggio la Unione Calcio con Atif Imad, una punizione che sembrava innocua. È stato un errore grave da parte del portiere Andrea Papparella, classe 2003, e adesso la partita della Wonderful è in salita, la capolista in vantaggio l'Unione Calcio. Sembrava poter gestire tranquillamente quella partita. La punizione era molto semplice. Bisogna recuperare subito. Rimessa laterale. È stato anche un errore difensivo da parte del che ha causato il calcio di punizione. Tanto la forte presenza di pubblico ci fa fare anche un po' la sicurezza. La messa laterale battuta in questo momento. Attenzione ad Atif, prova il tiro, questa volta Papparella va su alla sfera, ritua al centro, Mastrolili non stoppa bene, poi recupera la palla, viene fermato dal terzino Capece. C'è il calcio di punizione. Sulla sfera c'è Nicolò Sibilla, il vice capitano della squadra, la fascia oggi è per il solito Pinto Alessandro, centrale di difesa. Batte Carrieri, di testa il difensore Fornelli, calcio d'angolo per la Wonderful. Sul corner c'è Bomber Mastrolilli. Via, attenzione di testa, recupera palla però la difesa. Prasti in questo momento prova a impostare, viene fermato però da Carrieri, torna Prasti, riesce a lanciare verso Campanile, mette giù Giuseppe Campanile, attenzione, niente secondo l'arbitro, atterrato Mariani, non c'è nulla secondo l'arbitro, continua l'azione il Bisceglie, la mette giù con Mastro Filippo. Confusione lì al centrocampo, ne esce però la Wonderful, si deve interessare della sfera però il Mariani per non dare in fuorigioco. Fa via, Mastrolilli mette giù, a saltare, questa da cattivo. Fallo da parte di Atif Imad. Calcio di punizione, sulla sfera c'è Puzzo, oggi preferito a Riccardo Caterino, sulla fascia sinistra, fischia l'arbitro in questo momento, calcio di punizione battuto, attenzione, toccato da parte del numero 3 Preziosa, calcio in angolo ancora per il per la Wonderful, battuto in questo momento, attenzione il tiro di Carrieri. Lunga la sfera da parte del
del Bisceglie che prova il contropiede, attenzione a Latif, contropiede di Latif contro il portiere, ha provato il pallonetto, questa volta invece Paparella si è fatto trovare pronto, bellissimo però il gesto atletico, il tiro da parte del numero 11, autore della rete al terzo minuto, che ha portato in vantaggio l'Unione Calcio Bisceglie, in questo momento appunto in vantaggio per 1-0. Mette fuori il capitano Pinto, mentre siamo all'ottavo minuto del primo tempo. Rimessa laterale per il Bisceglie, attenzione da Tiff in aria, allarga le braccia Pinto, mette fuori la sfera, ancora Tiff, gioca bene la capolista, prova ad aprire un varco a destra, non ci riesce, la triangolazione da parte della Wonderful, palla Mastrorilli che salta l'avversario, che torna su, ancora fallo sul capitano Mastrorilli, questa volta è stato del numero 7 Prasti. Chiedono le ammonizioni. Deve avere il polso il direttore di gara, che sta avendo un modo di arbitrare, lasciando, permettendo un po' di falli, anche quelli un po' più scorretti. Non è ancora tirato fuori il cartellino. Sta spiegando adesso. Tanto momentaneamente in 10, fuori, non so se riprende l'azione. Ha permesso la cura, le cure mediche, nonostante Mastrorilli era fuori. Questa è una buona notizia per la Wonderful, che non riprende in 10 uomini. Calcio di punizione, tutto pronto. Siamo Puzzo, prova a tirare. La triangolazione, attenzione in area della Wonderful, prova ad arrivare Francesco Mariani. Puzzo, la triangolazione con Mariani, purtroppo vediamo veramente poco, tanta gente davanti a noi, ma Carrieri, il rinvio, deve fare attenzione Pinto, non va benissimo il tiro da lunga distanza, sempre del solito Atif. Rinvio da parte del portiere Paparella, la sponda di Mastrorilli, attenzione a Tissi, ancora Mastrorilli, recupera la sfera, solo per un attimo però, prova ad uscire il Bisceglie, concesso un calcio di punizione, anche questa volta non siamo d'accordo, Inghingolo ha preso in pieno la palla, è scivolato proprio sulla sfera, calcio di punizione comunque Fornelli. Invia in questo momento, attenzione alla disattenzione del numero 2 Danisi, non si è accorto dell'avversario alle spalle, riesce ancora a mettere fuori la sfera la Wonderful, calcio d'angolo per il Bisceglie, Inghingolo. Sono solo 3 uomini, 4 del Bisceglie in aria. Undicesimo minuto, calcio d'angolo, chiede la distanza il giocatore del Bisceglie. Tutto è pronto, lo scambio al centro, il tiro, la traversa, non è finita! La parata da parte di Paparella sul colpo di testa di Mastrofilippo. Ancora pericoloso l'Unione Bisceglie, sta facendo la partita con coraggio, la capolista. Mastrorilli la prova a mettere giù, Puzzo indietro, non riesce ad agganciare la sfera Mariani, torna sul pallone però fa via, ancora Mastrorilli,
la chiede, lo scambio bellissimo, attenzione Mariani, fermato però in posizione di offside Tissi, bellissimo lo scambio, era però in posizione di fuorigioco il numero 9 al momento del passaggio. Rinvio, Puzzo di testa, ci arriva. Attenzione a Prasti. Sibilla, indietro verso il portiere. Il pressing da parte del numero 11. Prova ad uscire la Wonderful, la mette giù Tissi. Gira, la palla per Mariani. Stoppa. Carrieri. Non è ancora salito in cattedra il numero 6. Attenzione, Puzzo la fa tutto bene. Prova, porta ancora palla in avanti. Mariani prova a saltare l'uomo, non ci riesce, non ci riesce, bravissimo il difensore del Bisceglie, intanto c'è un uomo a terra. Basto un giocatore del Bisceglie a terra. Quando siamo al 13° minuto, è stata una settimana importante per la Wonderful che ha dato 3 giocatori alla rappresentativa Under 15 con Antonio Leonardelli, Filippo Eramo e Giuseppe Zaza. Un lavoro certosino da parte di questa società della Wonderful, anche per le categorie più piccole. Appena finita la partita dei giovanissimi provinciali che hanno battuto per 8-2 la squadra di Monopoli. Buono anche il lavoro che stanno facendo i giovanissimi regionali che giocheranno subito dopo. Sono secondi in classifica. 25 punti, una sola lunghezza dello Sporting Barletta. Tanto fallo laterale, battuto in questo momento dal Bisceglie. Pinto, la mette giù, Danisi, Puzzo. L'ultimo a toccare la sfera è il numero 9, Mastro Filippo. Ma che sei coglione! Rimessa laterale, Puzzo. Chiede il fallo Tissi, palla però indietro per Pinto, lunga a destra a cercare Campanile, non aggancia però il numero 11, cioè rimessa laterale per l'Unione Calcio Bisceglie. Preziosa, battuta in questo momento, controfallo, fischiato il controfallo. Tanto c'è movimento sulla panchina del Bisceglie. Danisi, dietro per Puzzo, si fa anticipare. Però la palla finisce in fallo laterale. Rimessa che sta battendo proprio il numero 3 in questo momento. Sibilla, indietro al capitano Pinto, bisogna far presto, recuperare il gol di svantaggio, ancora Sibilla, Pinto, lungo a cercare Mariani, attenzione al cross, ci arriva però il numero 2 Capece, mette direttamente in fallo laterale, rimessa affidata a Danisi. Troppo lungo però il fallo di Danisi, direttamente sul fondo. La Wonderful che domenica ha vinto una bellissima gara, quella di Trani, 5-1.
in area, attenzione, ancora la Wonderful, toccato, niente secondo l'arbitro. Può assolutamente rovinare tutto oggi, bisogna portare il 3 punti, la Wonderful deve tentare il sorpasso. Esce bene Sibilla, lunga la sfera, cerca le campanile, provato la triangolazione di testa, va a finire direttamente tra le braccia del portiere Sassaroli. Scambio ancora con Preziosa, lungo il pallone del numero 3, ci arriva però la Wonderful, la mette giù Mastrorilli, Puzzo direttamente dentro, attenzione Mastrorilli, prova a saltare l'uomo, apre tutto il varco per Campanile, il numero 11 prova a saltare l'uomo, il cross troppo lungo, gestisce bene, anzi no, perché è calcio d'angolo. Lasciato a scorrere il numero 2, Fabio Capece, terzino, classe 2002. Fino a questo momento ha fatto una buona gara. Mastrorilli, calcio d'angolo, battuto, da destra arriva! Non entra però la sfera, ancora deviata. Ancora calcio d'angolo per la Wonderful, ancora Mastrorilli. Lungo, attenzione, non va nemmeno questa volta, è arrivato il capitano Pinto di testa, non perfetta la mira, buona il colpo di testa del numero 5. Difensore centrale molto interessante, Alessandro Pinto, classe 2002. Vio corto, attenzione, Fornelli scambia con Prasti, al centro Prasti, prova a metterla giù il numero 10 di Palma, capocannoniere del torneo, fischiato l'arbitro, calcio di punizione sulla sfera Pinto. 20° minuto, metà primo tempo è andato via, 1-0 per il Bisceglie qui allo stadio Lovero di Palese. Vio da parte di Sibilla, cercare Mariani che però era in fuorigioco. Gioacchino Lovero alla destra del Palese, la situazione calcistica Palese Macchie. Gli anni 60 a lui è stato dedicato questo impianto sportivo, dove oltre a giocare la Wonderful gioca anche in prima categoria l'Ideale Bari, oltre ovviamente alla Virtus Palese. Rinvio parte di questo momento del Bisceglie, mette giù Carrieri, Mastrorilli, cambio per Puzzo, ci arrivano due difensori, anzi due giocatori del Bisceglie, prova ad aprire tutto Sibilla, cercare Danisi, non è perfetto il controllo ma poi la mette giù, rinvio solo, Mastrorilli al centro, deve inventarsi il tiro, viene ribattuto, guadagna un calcio d'angolo. Ancora corner per la Wonderful che sta cercando di portare il baricentro nell'area dell'Unione Calcio Bisceglie. Calcio d'angolo battuto in questo momento. Pinto! Ancora lui! Questa volta è buona la mira ma non la potenza di testa. Fa buona guardia Sassaroli. Fallo laterale per la Wonderful. Non è d'accordo il numero 7 Prasti. Puzzo a cercare Tissi. Mette fuori Pinto. Danisi prova ad allungarla, ci riesce. Uscita però. La sfera rimessa laterale per il Bisceglie. Preziosa. Mette giù per Atif. Recupera palla Carrieri. Sibilla.
Prova a saltare l'uomo Sibilia, ci riesce, buono il passaggio per Mastrolilli, altrettanto poi la triangolazione con Puzzo. Mette fuori la difesa, la recupera palla, fa via. Danisi, prova a saltare l'uomo il numero 2. Deve ritornare sui suoi passi, ancora palla Danisi, ancora Favia, il cross al centro. Mette fuori la difesa, ancora però ci arriva la Wonderful Carrieri. Deve inventarsi qualcosa il numero 6, prova a girare intorno all'avversario. Ancora Carrieri, la mette qui a sinistra per Puzzo. Prova a saltare l'uomo il numero 3, non ci riesce, ma la palla arriva ancora a Mastrolilli. Toccato il numero 10. Calcio di punizione per la Wonderful. Calcio di punizione, tutto pronto. Difficoltà a gestire il pubblico con la telecamera. Mastrolilli batte in questo momento. Questa volta però non ci arriva per niente. Alessandro Pinto che era pronto lì sul secondo palo. La sfera finisce direttamente sul fondo. Ci sarà una rimessa dal fondo per l'Unione Calcio Bisceglie quando siamo al 24esimo minuto. Wonderful sotto di un gol. 1-0 in virtù del gol segnato al terzo minuto del primo tempo da Atif Imad. Calcio di punizione con un errore clamoroso da parte del portiere Andrea Paparella. Calcio di punizione arrivato anch'essa su un errore difensivo. Fallo laterale battuto in questo momento, prova a mettere giù Mariani. Ci arriva però il difensore Antonio Preziosa. Laterale, Danisi. Non è preciso l'aggancio di Tissi. Rimessa laterale per il Bisceglie. Con calma il numero 3 Antonio Preziosa. Invio lungo. Laterale, mette giù però Pinto. Sibilla. Spazza senza pensare il numero 4. L'ultimo a toccare è stato il giocatore Mastrolilli. Calcio fallo laterale. C'è Capece. E gli fischia l'arbitro. Il controfallo con l'ammonizione. Questa se l'è cercata il terzino. Ha un po' esagerato nel... nel guadagnare metri. Quando ha lasciato correre, diciamo, falli un po' più duri. È stato intransigente su questo voler recuperare metri. Il direttore di gara Pasquale Gianluisi della sezione di Barletta. Calcio di fallo laterale battuto in questo momento. Sibilla la mette per Pinto. Ancora Sibilla. Scambio ancora con il capitano. Pio lungo. Attenzione Puzzo. Prova a tirare direttamente, rimangono giù, rimane giù il numero 3, ferma l'azione il direttore di gara. Come abbiamo detto, questa è l'ultima giornata del 2018, prossima gara sarà sempre in casa, la prima del 2019, il 6 gennaio, la Wonderful affronterà la Vigor Trani Calcio qui sul Lovero di Palese. Intanto riprende l'azione lungo il difensore, la trova palla Sibilla al centro per Favia, gioca bene da adesso Danisi lungo a cercare Mariani, ma c'è Sgarra che la mette giù. Toccato
con una spinta è fermato. Calcio di punizione, è battuto. Attenzione Mariani, in aria, il numero 7, il tiro, la rete! Ha segnato la Wonderful! Mariani! Francesco Mariani! 27esimo minuto, pareggio della Wonderful con Francesco Mariani. 1-1. Fa festa qui il pubblico. 1-1. Ma va crescendo l'azione della Wonderful, sfociata poi nel gol al 27esimo minuto. Giusto premio per quanto fatto dagli uomini di mister Nicola Catalano. Inghingolo. Preziosa. C'è un giocatore a terra. Fermare tutto l'arbitro. Gol di Mariani che ha risposto al gol di Atif Imad, arrivato proprio al terzo minuto del primo tempo su un calcio di punizione apparentemente innocuo. Tanto si riprende. Momentaneamente in 10 il Bisceglie, ma è pronta, credo, una sostituzione. Sta entrando il numero 17, Pozzessere, Damiano Pio Pozzessere. Andiamo a capire chi è uscito. Puzzo, tanto si rivede il fratello Sole, scaldare un po' la gelita giornata qui a Bari. Mastro Filippo, attenzione a Di Palma, entra in area il numero 10 al centro, ci arriva però la difesa della Wonderful, prova a mettere giù Danisi, Capece, ancora il numero 2, il cross al centro. La mette fuori Sibilla, stavolta è Pinto a metterla fuori, tocca palla a Pozzessere, ragiona Sibilla, va indietro per il portiere Paparella, bisogna riprendere con calma, ancora Sibilla, Carrieri, bellissimo il passaggio per Danisi. È stato toccato un fallo. Intanto il mister Vito Fanelli chiedeva una rimessa laterale, su dire la sfera era già uscita. È stato d'accordo l'arbitro, adesso c'è però c'è un calcio di punizione per l'Unione Calcio Bisceglie. In questo momento Capece con fortuna l'impallo per il numero 2, buono questa volta il gioco di gambe da parte del numero 2, attenzione Carrieri, ci arriva Mastrorilli, saltato, arriva Prasti con forza, tutto regolare secondo l'arbitro, solo rimessa laterale già battuta, uscita. Rimessa laterale
Capece. La mette giù per il capitano di Palma. Pozzessere. Puzzo. Ci arriva però Prasti che gli toglie palla. Attenzione. Deve uscire il portiere Paparella. Lungo il rinvio da parte del portiere. Mastrolilli di testa. Prova a cercare Tissi. Non ci riesce. Ci arriva Carrieri. Attenzione. Solo per un attimo. Mette fuori la palla alla difesa della Unione Calcio. Messa laterale battuto da Puzzo. Mette giù Tissi. Prova a girarsi il numero 9, Mastrolilli. In mezzo prova ad uscire, lungo per Campanile. E aggancia solo per un attimo, però il numero 11. Troppo lungo. La sfera direttamente tra le braccia del portiere Sassaroli. Prova a lanciare adesso la difesa. Sbaglia tutto. Il numero 2, Capece. Rimessa laterale per la Wonderful. Spinge il pubblico di casa. E chiede la vittoria. Mette giù Tissi. Controfallo. Trentatreesimo minuto, 1-1 il risultato tra la Wonderful Bari e l'Unione Calcio Bisceglie. Mariani, l'autore del pareggio. Carrieri, non è perfetto il suo aggancio in questo momento, torna sulla sfera però, la riprende Favia, ancora Mastrolilli, prova a scambiare con Mariani. Toccato in maniera irregolare secondo il direttore di gara. Parte il discorso ammonizioni, non è male la gara del direttore di gara Pasquale Gianluisi della sezione di Barletta. Puzzo, lunga in centro, attenzione, prova ad arrivare sulla sfera Campanile, uscita, l'arbitro creta la rimessa laterale per il Bisceglie, giusto così secondo noi. Ancora palla in fallo laterale. Mancano 5 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo. Rimessa laterale batte Antonio Preziosa. Pinto spazza via la sfera, la mette giù però la Wonderful. Carrieri a cercare Tissi. Arriva però la difesa con Sgarra che lascia scorrere sulla linea laterale, quindi ancora rimessa. Atif, Carrieri. Attenzione, Mariani ferma tutto però l'arbitro. Mano al cartellino, ammonito il capitano per proteste. Stato ammonito Pinto. Modo di giudicare da parte del direttore di gara è ormai inequivocabile. Va bene l'agonismo, non la mancanza di educazione, quindi non tollera assolutamente proteste e giochetti vari. Quindi due ammonizioni ci sono state, uno per aver diciamo preso qualche metro in più sul fallo laterale, l'altra per proteste. Ed è un metro di giudizio che sinceramente per chi ama il calcio giovanile va molto ma molto bene. Rimessa laterale, sulla sfera c'è Capece.
scambio con Mastrofilippo, fermato in maniera irregolare. Calcio di punizione per l'Unione Calcio Bisceglie. È stato toccato il capitano di Palma. Sulla sfera c'è Pozzessere con il numero 17. Affollata l'area della Wonderful. Calcio di punizione battuto in questo momento di testa. Non arriva. Non entra la sfera proprio di Atif Imad. Questa volta è stato bellissimo il colpo di testa. Ha preso il tempo al portiere. Vicinissimo al gol l'Unione Calcio Bisceglie. Con un colpo di testa bellissimo. Spazza il portiere Paparella. Ancora il Bisceglie. Negli ultimi minuti in attacco, Carriera prova ad uscire, la mette giù Mastrorilli per Francesco Mariani. Tissi, il passaggio indietro per Mastrorilli, questa volta era impreciso, deve commettere fallo il numero 10. Fallo tecnico, arriva l'arbitro a chiamare tranquillità. Calcio di punizione battuto in questo momento. Prova ad arrivare il numero 11 Afif. Il tiro direttamente in porta del numero 8 Tritto. Direttamente sul fondo però. Un minuto al termine del primo tempo, più recupero. Pensiamo saranno tre minuti, un paio almeno. Rinvio lungo da parte del portiere. Ancora palla a terra, Pozzessere, esce bene il numero 11, poi però arriva testardo Mariani, ancora il numero 7 Mariani, prova lo scambio con Mastrolilli, non si capiscono in questo momento, prova a recuperare la sfera, numero 7, il cross lungo da parte di Prasti, posizione di offside per Atif Imad. Un minuto, solo un minuto per l'arbitro di recupero. Rinvio da parte, attenzione, c'era quasi campanile. Mette fuori la sfera l'Unione Calcio. In area Tissi, fa via Carrieri a cercare il terzino Puzzo, deve andare indietro il numero 3 Danisi, prova ad uscire il numero 4, attenzione l'ultimo uomo insieme al capitano Carrieri. Mastrorilli la gioca bene, chiede palla a Carrieri, Mastrorilli prova a girarsi, prova a cambiare tutto, fermato da Fif, poi di testa ancora Carrieri, va arrivare per Danisi, la mette a campanile. Non arriva, ci arriva però la difesa. L'ultimo a toccare è stato il giocatore della Wonderful. Rimessa laterale. Finito in questo momento il minuto di recupero. Puzzo, forse l'ultima azione è questa. Ancora di testa il numero 3, la mette giù Mastrorilli, ancora di testa invece. Prasti, Puzzo, prova a saltare l'uomo, Mastrorilli, non si capiscono i due. Quindi erano due i minuti e non uno di recupero, così come avevamo detto. Anche su questo ci trova d'accordo Mastrorilli. 30 secondi al termine, Carrieri, ultima azione, Mariani. Fa via, ci arriva Danisi, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Risultato qui allo stadio di Palese,
finale di primo tempo tra Wonderful e Unione Calcio Bisceglie 1-1 in virtù del gol segnato da Tiffy Mad al terzo minuto, poi il pareggio di Mariani al 27esimo. È tutto per questa prima fazione di gioco, ci vediamo nel secondo tempo. Rientriamo dallo stadio Lovero di Bari Palese, dove vi stiamo raccontando in telecronaca la partita tra Wonderful Bari, Unione Calcio Bisceglie, eventi in diretta per lo sport giovanile e dilettante e non solo, ovviamente, con la collaborazione di Go Streaming. Tanto abbiamo fatto delle ricerche sul direttore di gara Pasquale Gianluisi, e non Gianluisi come l'abbiamo chiamato in tutto il primo tempo, nipote dell'arbitro Gianluisi, fischietto d'oro del 1971, miglior arbitro di Serie A, della sezione di Molfetta, quindi un nome abbastanza importante che parte però quest'anno, un anno solo che arbitra, proprio dai campi regionali degli allievi. Per fortuna i nostri commenti sono stati positivi, a dimostrazione che avevamo visto bene. Non ci sono stati cambi durante le formazioni, almeno non ci risulta ci siano stati cambi da una parte e dall'altra. La sfera sarà a riprendere il gioco, sarà la Wonderful, maglietta nera con risvolti gialli, Unione Calcio Bisceglie invece con la consueta maglietta bianco-azzurra. Risultato parziale 1-1, freddo, sempre più pungente qui a Bari. Tanto non abbiamo risultati dagli altri campi. Aspettiamo soltanto il fischio d'inizio. Wonderful sulle gradinate, sempre la presenza dei addetti ai lavori, osservatori, presidenti e direttori sportivi, in virtù proprio del fatto che da qui nascono talenti partiti in questo momento. Lungo Pinto a cercare Mastrolilli, di testa però la difesa del Unione Calcio. Afif, l'autore del gol, Atif. Arriva Pinto, va da Paparella. Lunga la sfera, Pozzessere la mette giù. Sinistra preziosa, prova a saltare il numero 11 Campanile. Commette fallo però il numero 3 dell'Unione Calcio. Bisceglie, anzi no, fallo laterale in questo momento. Calcio di punizione, avevamo ragione noi. Pinto. Danisi. Vediamo se ci sono, saranno cambi da parte di mister Catalano. Magari una spinta maggiore da parte delle fasce laterali. Con Spagnolo e Caterino. Tanto c'è calcio d'angolo. Pozzessere è arrivato sul pallone. Battuto in questo momento, Pozzessere di testa Pinto, Carrieri, Mastrolilli. Mette giù Mastrolilli, prova Metri, prende Metri il numero 10, arriva su però Tritto. Pinto, Campanile, Danisi, cercare Tissi, arriva però
sgarra Prasti, la mette giù, il tiro gli fa via Sbilenko, palla sulla difesa, ancora Danisi, prova ad uscire, toccato, calcio di punizione, fischiato dal direttore di gara. Puzzo direttamente in aria, arriva la difesa però, Carrieri, Sombrero, fischiato dall'arbitro. Se non ci sembrava, forse ha fischiato gamba tesa. Calcio di punizione per il Bisceglie. C'è un cambio nelle file dell'Unione Calcio, sta uscendo il numero 9 Mastro Filippo. Alessandro Mastro Filippo, classe 2002. Al suo posto è entrato Vincenzo Lo Conte con il numero 15. Tanto calcio di punizione già battuto, Mastro Lilli prova a metterla giù, prova a lanciare il numero 9 Tissi, la palla però finisce in fallo laterale. Fischia il calcio di punizione all'arbitro. La sfera c'è il numero 17, Damiano Pio Pozzessere. Intanto c'è un cambio anche nelle file della Wonderful, ad uscire sarà Giuseppe Carrieri, oggi non ha brillato il numero 6. Al suo posto entra Vincenzo Filograno. Intanto l'arbitro va a dire qualcosa al mister. Salire forse anche ai giocatori. Calcio di punizione. Tanto c'è qualche protesta da parte del pubblico per troppo tempo fermi. Fischia l'arbitro in questo momento, calcio di punizione battuto di testa a Puzzo, oltre la linea di fondo, calcio d'angolo. Sei minuti sono andati via, calcio d'angolo in questo momento, Pozzessere. Attenzione al colpo di testa dell'attaccante dell'Unione Calcio Bisceglie, va fuori però la sfera, anzi è stato il centrale Sgarra. L'invio da parte della Wonderful, la prova a mettere giù Mastro Lilli. Ancora Giuseppe Mastro Lilli sulla sfera, la dà a Pinto, si gira a Pinto, va verso il numero 4 Sibilla. Adesso è Mariani a prendere il posto,
tatticamente di Carrieri, con Vincenzo Filograno a dare una spinta in più in attacco. Attenzione a Campanile, si rimette, mette palla in rimessa laterale il numero 3, Antonio Preziosa. Danisi, Filograno, mette giù Tissi, Francesco Mariani. Zollato il tiro da parte del numero 7. Danisi recupera, mette fuori la sfera. Rimessa laterale, battuta in questo momento. Di testa ci arriva Puzzo, Pinto a Campanile, la alza a cercare il numero 9 Tissi. Ancora Tissi, recupera la sfera, attenzione Tissi, scivola Giuseppe Campanile. Prova ad uscire la difesa del Bisceglie. Danisi ancora spazza tutto, non riesce ad agganciare Mariani. Locconte, attenzione a Campanile, Campanile a destra, Campanile, ancora Locconte con un recupero, calcio d'angolo, prova a salire in cattedra la Wonderful, c'è sulla sfera il numero 10, Mastrorilli. Calcio d'angolo battuto, arriva però il portiere Sassaroli, prova a far salire la squadra, rinvio lungo da parte del portiere, attenzione a Riccardo De Palma, prova a saltare l'uomo, Puzzo però ferma tutto, Danisi, la triangolazione con Filograno, non benissimo Tissi in questo momento, Fornelli prova ad uscire. Ancora Wonderful in area, attenzione, alza tutto, sgarra. Locconte mette giù Mariani. Indietro per Danisi, subito di prima a cercare Mastrorilli, troppo alta la sfera però. Riesce a recuperare Mastrorilli e poi si deve arrendere al fallo di Capece. Attenzione ai falli di reazione. Calcio di punizione per la Wonderful, qualcosa da dire il numero 11 Atif. Tosto caratterialmente il numero 11 dell'Unione, si fa rispettare. Poi qualcosa da dire l'arbitro, messo fuori Fracchiolla, il direttore sportivo. Calcio di punizione, sulla sfera c'è Puzzo. Tutto è pronto. Un'occhiata dell'arbitro e tutto vada bene in aria. Non perfetto, il calcio di punizione battuto dal numero 3 della Wonderful. Arriva però Francesco Mariani sulla sfera, ci arriva ancora Vincenzo Conte. Brillante l'ingresso da parte del numero 15. Intanto ci sono ancora cambi nelle file del Bisceglie. Ad uscire sarà il numero 2 Capece, ammonito. Il terzino al suo posto ci sarà Alessandro Rosa. Rimessa laterale per la Wonderful, Danisi. Attenzione al contropiede, Atif, braccato, cercato Locconte, mette fuori Danisi. Filograno, anticipato però Tissi, Mariani, prova a ragionare il numero 7, la sfera a Puzzo, ancora Danisi, Mastrorilli, non è perfetto però. In questo momento il passaggio, Sorilli ha chiesto al difensore la profondità. Filograno, Mariani prova a lanciare, attenzione, Campanile riceve palla in questo momento, lo scambio con Filograno, fermato e breccato bene dalla difesa del
dell'Unione Calcio. Attenzione ancora. Questa volta però c'è il fallo fischiato da parte del direttore di gara, con ammonizione per il capitano di Palma, che mostra però la fascia all'arbitro. È stato ammonito il capitano. Sulla sfera c'è il numero 3, Puzzo. Ancora ammonizione per proteste, la terza della gara. Tre uomini in barriera per Sassaroli. Dispone ancora della barriera il portiere. Il fischio dell'arbitro in questo momento prova direttamente in porta a Puzzo. Non è perfetto però il suo calcio di punizione. Adesso prova a recuperare palla, lo fa però facendo un fallo sull'uomo. Calcio di punizione per l'Unione Calcio. Bisogna sfruttare meglio queste occasioni. Prova a battere, sfera per Loconte. Danisi, calcio di punizione ancora. La partita si sta un po' innervosendo. Chiedono i cartellini. Battuto il calcio di punizione in questo momento, sgarra a cercare direttamente gli attaccanti, fa presa da parte del portiere Andrea Paparella, classe 2003. Si alza a campanile la palla, Afif prova ad arrivare, Puzzo perde un po' la palla, poi la recupera il capitano di Palma. Attenzione al numero 10, prova ad entrare in area, poi Danise ci mette un piede. Secondo l'arbitro, l'ultimo a toccare la sfera è stata il numero. E c'è ammonizione per Atif, che continua a protestare. Quarta ammonizione della gara, quarta ammonizione per protesta. Anzi, terza per protezza. Siamo al 15° minuto del secondo tempo. Sempre 1-1 il risultato tra Wonderful Bari e Unione Calcio. Avevamo detto in apertura di gara che doveva essere una gara molto interessante, così è, tra la capolista Unione Calcio e la seconda Wonderful. Rimessa laterale per l'Unione Calcio, Bisceglie. Tutto in questo momento, attenzione alla Tif, ingabbiato dalla difesa, prova ad uscire Filograno. Spalle Tissi a lanciare campanile, attenzione, rimane lì Preziosa, ed è prezioso il suo intervento. A sventare un'azione molto pericolosa da parte della Wonderful, che adesso batte la rimessa laterale con Danisi. Tissi, lo scambio, attenzione a Filograno, Mariani, esce bene Loconte, attenzione alla Bisceglie, attenzione con Tritto da sinistra per Loconte, e poi arriva Sgarra, anzi arriva Tissi, Pinto. Abbiamo la visuale completamente coperta. Rimessa laterale, batte Preziosa. Lo scambio, ancora sfera al centro. Pozza essere Filograno, Tissi di testa, lo mette la palla giù. Attenzione Giuseppe Campanile. Fischia il direttore di gara, calcio di punizione per la Wonderful. La sfera c'è Pinto,
per Nicolò Sibilla. Sbagliato il passaggio per Mastro Rilli, recupera subito la sfera la Wonderful, deve ragionare, lo fa Francesco Mariani. Pinto, Puzzo, anzi è Sibillo, adesso è Puzzo, prova ad andare avanti il terzino, il cross al centro, non perfetto, il numero 3, Flavio Puzzo, oggi preferito da mister Nicola Catalano sulla fascia sinistra a Riccardo Caterino. Invio da parte del portiere, testa prezioso, arriva a Tritto, scambio con Vincenzo Loconte, ingabbiato da Mariani e Danisi, fischia l'arbitro, calcio di punizione, interessante il numero 15, Vincenzo Loconte. Classe 2002, tratto dalla panchina, sta uscendo adesso Puzzo, il numero 3. E ad entrare è proprio il numero 14. Dovrebbe essere proprio il numero 14 Caterino. Calcio di punizione. Tutto in questo momento da Sgarra. Afif al centro, attenzione, c'è Pinto, la mette fuori, entra ancora Atif. Punizione per il commesso fallo proprio Riccardo Caterino. Quindi c'è calcio di punizione, la sfera sempre il numero 17, Pozzessere. Fischio dell'arbitro, il cross, esce bene la difesa, poi ci prova Prasti. La sfera finisce al di là del campo. Comparso il sole, freddo sempre più pungente, siamo al 20° minuto del secondo tempo, attenzione allo scambio, è uscita la sfera. Paparella, rinvio, di testa Danisi. Campanile con il tacco, cercare ancora Danisi, non si chiude la triangolazione però. Pinto. Fa via. Gioco pericoloso secondo l'arbitro, calcio di punizione già battuto. Sbaglia tutto però l'Unione. Attenzione a Campanile, deve uscire il portiere Sassaroli. Buona la scelta di tempo da parte del portiere che fa sua la sfera. Il rinvio lunghissimo come sempre. Prova di testa la difesa con Caterino, ha fischiato in questo momento un una semplice rimessa laterale, ma c'è ancora sostituzione nelle file della Wonderful. Ad entrare sarà il numero 20 Conese, ad uscire è Giuseppe Campanile. Più che sufficiente la formazione, la prestazione del numero 11 Giuseppe Campanile. Quando siamo al 21° minuto del secondo tempo, sempre 1-1 il risultato tra la Wonderful e l'Unione Calcio Bisceglie. Un risultato che lascerebbe tutto com'è, con l'Unione Calcio al primo posto e la Wonderful a inseguirla. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione, un secondo tempo un po' più spezzettato al posto del primo.
lunghissima la rincorsa del difensore dell'Unione Calcio, cercare il centro della porta, lascia scorrere però la difesa della Wonderful, la palla va a finire direttamente sul fondo. Non si fida dello scambio il portiere, Pinto va a recuperare la sua posizione, lunga il rilancio da parte del portiere Paparella. Attenzione, recupera sfera l'Unione Calcio, Atif prova a saltare l'uomo, ci riesce Caterino, poi di ritorno. L'ultimo a toccare, secondo l'arbitro, è stato il numero 11. È stata la protesta da parte del numero 11 Atif, era stato già ammonito. Attenzione a Mastrolilli, fermato da Possessere. Atif non si fida, il Nicolò Sibilla mette in fallo laterale. Ancora la sfera in fallo laterale. Rasti. Cercare come sempre il numero 10 di Palma. L'ultimo a toccare la sfera è stato un giocatore dell'Unione Calcio, quindi rimessa dal fondo parte del portiere. Sono perfetti i rilanci da parte del portiere. Tissi, Mariani. Lungo Mariani. Toccato Tissi dal numero 5 Sgarra. Calcio di punizione per la Wonderful. Sulla sfera c'è il numero 7 Mariani. Il cross, attenzione al colpo di testa da parte di Pinto. Deve recuperare la difesa De Anisi. Ancora l'Unione Calcio di Palma, la mette giù. L'ultimo a toccare è stato il numero 8 Favia. Rimessa laterale per l'Unione, battuto già da Prasti, Atif lungo al centro, Pinto che intanto ha recuperato la posizione centrale, Favia, Danisi, Caterino, ancora Danisi, libero Conese che si fa anticipare però da Preziosa, torna sul pallone il numero 20, ma ancora Preziosa la mette giù, Mariani. Ferma e torna indietro per Pinto, deve spazzare la sfera, lo fa bene, prova lo scambio il numero 9, deve ancora però recuperare la difesa della Wonderful, c'è ancora un calcio di punizione con fallo commesso da Di Palma, capitano già ammonito. Tanto c'è ancora cambio nelle file dell'Unione. Ad entrare sarà il numero 14, Marco Pedone. Pedone è capocannoniere del torneo. Ad uscire sarà Di Palma. Cambio naturale. Entrambi, sia Pedone che Di Palma, hanno 10 gol nella classifica dei cannonieri di questo girone, del girone B. Forze fresche lì in attacco, si posiziona a destra il numero 14, anzi a sinistra. Calcio di punizione battuto da parte di Pinto, non ci arriva il numero 10 Mastrolilli. L'uscire anche
Battissi. Al suo posto entra il numero 16 Amoruso, quindi sarà Vincenzo Filograno a fare il centrale in attacco, con Amoruso che darà una mano al centrocampo. Ecco il suo primo colpo di testa Amoruso. Attenzione a Caterino verso il portiere, c'era Pedone sulla sfera, da tolto le castagne dal fuoco Paparella, rinviando fuori il pallone, fischiato ancora il controfallo. Questo è il terzo controfallo della partita, fischiato dall'arbitro. Caterino. Di testa Filograno. Rinvio lungo da parte del numero 7 Prasti. Prova a mettere giù Atif. Saltare l'uomo, ci arriva però Mariani. Gira Mariani, ancora lui. Va verso Caterino. C'è avanti Conese. Non raggiunge la sfera però il numero 20. Loconte spostato dall'altra parte. Ancora il numero 15, gioco di gambe. Amoruso arriva duro sul pallone, così come fa Caterino. Calcio di punizione per l'Unione Calcio. Mentre siamo al 29esimo minuto, 11 al termine più recupero, in un secondo tempo che non è stato brillante come il primo, ma molto spezzettato. Calcio di punizione, battuto in questo momento. Prova di testa il numero 14 Pedone. Un aggancio al giocatore, attenzione a Pedone. Al centro esce bene il portiere Paparella. Si capisce benissimo con il difensore Danisi. Attenzione al break della Wonderful con Mastrolilli. Deve uscire il portiere. Buona la presa da parte del portiere Stefano Sassaroli. Rimane a terra un giocatore dell'Unione. Una buonissima scelta di tempo. Arbitro non concede l'ingresso ai sanitari. Tutto è rientrato in maniera tranquilla. Rinvio da parte del portiere. Amoruso. Il cross, attenzione a Pedone, la mette fuori la difesa della Wonderful, solo per un attimo, ci arriva ancora Tritto, rimessa laterale, intanto arriva qualche risultato, Atena Calcio 4, Donuva Calcio 1. Esce bene Pinto. Attenzione a Filograno, Conese. Conese prova a saltare l'uomo, non ci riesce però il numero 20. Il pareggio della Vigor Trani in quel, a Trani con il derby con il Nicola Di Leo. 2-2 risultato. Arriva anche il Ponte Lama che vince con il Canosa 1-0. Canosa ancora 0 punti. Mastrorilli, la sfera è già uscita però. Fallo laterale per tanto alle proteste parte del giocatore del mister del Bicelli, il mister
atteggiamento molto colorito, gli ha detto ti do un cazzotto, quindi sei tranquillo. Ovviamente al proprio giocatore. 32esimo minuto, 8 al termine, 1-1 risultato. Di un secondo tempo che non ci ha entusiasmati per niente. Amoruso indietro per Danisi, salta l'uomo, lo fa molto bene Sibilla. Ancora Sibilla, cercare Mastrorilli, si alza il braccio dell'arbitro, fuori gioco. Tutto il calcio di punizione lunghissimo, Sibilla direttamente in fallo laterale. Fallo laterale battuto, Atif spalle all'uomo, prova a girarsi il numero 11, tiene palla, la triangolazione Mariani Mastrorilli, Conese prova a saltare l'uomo il numero 20, ci riesce, rimpallo però fortunato, ancora Conese, chiede un po' troppo forse il numero 20, adesso è costretto al break. Attenzione all'Unione, con Preziosa ha cercato di saltare Mariani. Rimessa laterale, Preziosa, pedone di testa, facile la presa del portiere Paparella, buona la sua gara al netto del gol subito al terzo minuto. Prasti prova a far ripartire, retrato un po' il numero 7. Rispetto al primo tempo con l'uscita di Capece, è andato a fare il terzino, era più alto invece nel primo tempo, si prova a girare Filograno, ancora Filograno, porta a spasso il pallone nella triangolazione con Mastrorilli, Filograno l'ultimo a toccare, proprio il ricciolo della Wonderful, quindi rimessa laterale per l'Unione Calcio. Tanto l'arbitro ha fermato l'azione. Qualcosa da dire al giocatore dell'Unione Calcio, rimessa laterale battuta in questo momento. Afif prova a partire il numero 11, attenzione, Atif mette lo zampino, Mariani rimane a terra. Abbiamo capito cosa ha detto l'arbitro. Tanto chiama i sanitari. Ultima partita del 2018, prima della sosta, poi si ritornerà in campo il 6 gennaio. Del 2018. Tanto sta uscendo il numero 7 Mariani. È entrato Simone Mariani.
è uscito con il numero 7 Francesco Mariani, è entrato Simone Mariani con il numero 21, che lui uno dei protagonisti della scorsa stagione, classe 2002, uomo d'ordine di centrocampo. Tanto qui non abbiamo capito se l'arbitro aveva fermato prima il gioco o avesse messo in fallo laterale. Fatto sta che ha fatto riprendere il portiere. Attenzione a Mastrolilli. Mariani, Simone Mariani, a cercare Conese che entra in area il numero 20. Calcio d'angolo. Trentasettesimo, 2 minuti e mezzo alla fine del tempo regolamentare. 1-1 il risultato, calcio d'angolo. Mastrolilli. Calcio d'angolo battuto da Nisi. Attenzione Mariani. Prova il tiro il numero 21. Non ci ha creduto tanto. Tanto chiama il cambio. Chiamato il cambio, credo sia Danisi. Il suo sostituto naturale dovrebbe essere Walter Spagnolo. Infatti ha chiesto il cambio Vito Giuseppe Danisi, classe 2002. Suo posto è pronto ad entrare Spagnolo. 1 minuto al termine della gara. Tre minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Rimessa laterale, Caterino. L'ultimo a toccare è stato il giocatore dell'Unione. Ancora rimessa laterale, battuto, ancora Caterino. Appoggia per Amoruso. Lungo a cercare Conese di testa, prova ad uscire. Attenzione a Mariani, entra in aria. Prova a scambiare dall'altra parte, ancora per Spagnolo. Va a fare meglio Simone Mariani, tentare in quel caso dalla tiro direttamente in porta, ha cercato invece di allargare l'azione. Rimessa da parte del portiere a destra, direttamente fuori, non l'ha toccata nessuno secondo il direttore di gara. Attenzione, battuto da Spagnolo, il fallo laterale. Ancora Spagnolo prova a cercare il passaggio con Mariani. Walter Spagnolo chiede palla Mariani, la palla invece va al numero 17 Filograno. Mariani ancora. Ferma tutto l'arbitro, credo per il colpo alla testa da parte del numero 3, subito da parte del numero 3 Preziosa. Infatti è così, l'arbitro ha fermato il gioco perché è colpito alla testa il numero 3, palla 2. E questa sembra un po' da paperissima, perché Filograno ha tentato addirittura di andare in avanti. Anche se comunque il regolamento credo fosse normale lasciare proseguire. Comunque, giusto restituire la palla agli avversari.
Pozzessere, prova a saltare l'uomo, attenzione al Bisceglie che si affaccia, no, la rimessa laterale, sì, è per il Bisceglie. Un minuto al termine, i tre minuti assegnati dal signor Pasquale Gianluisi, della sezione di Barletta. Chiude il Bisceglie in avanti, a Tiff ancora. Prasti direttamente sul fondo, recupera la sfera Paparella, sarà forse l'ultima azione della gara questa. Rinvio da parte del portiere, di testa il giocatore della Wonderful Filograno, ancora fuori, Pedone la mette giù, Pinto, Mastrolilli prova a ragionare, no, invece no, lo mette dentro così. Di testa Moruso, ancora di testa Favia, Mastrolilli prova a saltare l'uomo, breccato dalla difesa, ma ci arriva Favia, prova a saltare, ancora rimessa laterale da parte del per la Wonderful. Filograno, non è perfetto lo stop del numero 17. Siamo oltre i 20 secondi, 3 minuti dati dall'arbitro, ancora Mastrolilli. Non riesce a dare il cross. Attenzione. Mariani indietro per Pinto. Ancora palla Loconte, Mariani direttamente fuori. Guarda il cronometro, l'arbitro. Fallo laterale, battuto in questo momento, Pinto ancora. Calcio di punizione. Calcio di punizione per il Bisceglie. Va segnato 3 minuti di recupero, siamo oltre il quarto. Forse abbiamo capito male noi, ci è sembrato di aver visto 3 minuti, siamo abbondantemente oltre il quarto. Calcio di punizione per l'Unione Calcio. Sulla sfera c'è Atif Imad, autore del gol. Direttamente tra le braccia del portiere, una punizione che comunque era indiretta. Pedone prova ad uscire, Amoruso, lunga. Filograno prova di testa, ci arriva per due volte la difesa dell'Unione. Amoruso ancora. Attenzione a Simone Mariani, prova a lanciare Mastrolilli, non è perfetto però il passaggio. Pinto. Spagnolo. Attenzione a Pedone, contro Pinto di testa. Il centrale, fallo laterale, è rimasto a terra intanto Pedone. A questo punto forse erano 7 i minuti di recupero dati dall'arbitro, perché il sesto l'abbiamo passato, quindi avevamo capito bene, non 2 ma 7 i minuti di recupero. Preziosa, Loconte, ancora Preziosa, il cross al centro, attenzione ad Atif, Mastrolilli, possessere, prova a lanciare l'attaccante, era Rosa, e arriva il fischio finale da parte dell'arbitro al 47esimo, 7 minuti di recupero, si chiude qui la gara tra
Wonderful Bari, Unione Calcio Bisceglie, come avevamo detto in apertura, è stata una bellissima partita. L'Unione Calcio Bisceglie rimane in vetta alla classifica. Vediamo se ci raggiunge il mister Nicola Catalana. Anche se dobbiamo chiudere il collegamento, noi possiamo chiudere dallo stadio Lovero. È tutto, Beppe Magrone vi dà appuntamento alla prossima gara. Diamo la linea alla regia.